Ciao Manuela, volevo chiederti come è avvenuta, diciamo, la scelta di fare un percorso di training educativo. La cagnolina aveva un mese, per cui io sapevo che le erano mancate tutte, diciamo così, le istruzioni da parte della sua mamma, Certo. perché era stata appunto allontanata quando aveva un mese, e di conseguenza ho iniziato già, diciamo, un po' a preoccuparmi perché insomma, mi sono resa conto che in qualche modo bisognava fare per aiutarla poi a, io dico un po' a reintegrare tutte le cose che lei non aveva potuto apprendere dalla sua. Certo, che cosa ti è stato utile, diciamo, questo percorso? Quali vantaggi hai ottenuto da questo training? Ecco, ho avuto la possibilità effettivamente di sostituire dei comportamenti che non erano assolutamente adeguati con altri decisamente più efficaci. Questa è la prima cosa. Ma anche la lettura dei segnali da parte del cane. Io qualcosa sapevo, però diciamo, attraverso il training ho avuto la possibilità di prestare una maggiore attenzione a tutti quei segnali che dà il cane a comportarmi poi io di conseguenza. Certo. Ok, quindi comunque è un percorso sia per il cane sia per Sì, oserei dire più per me, te. perché Certo. è questa cosa davvero ci tengo un po' a sottolinearla, perché effettivamente poi il cane quando entra, cioè quando entriamo in relazione col cane, poi cioè, è chiaro che il cane attende anche Certo. un certo tipo di segnali da parte nostra, per cui sicuramente molto, molto a me è servito. Benissimo, grazie. Allora, adesso ti vorrei chiedere a chi consiglieresti questo percorso e perché, con quali motivazioni, diciamo. Credo che lo consiglierei a tutte le persone che hanno cuccioli, ma non solo, perché è importante, secondo me, che noi umani modifichiamo il nostro approccio nella relazione con i cani. Diciamo che tutti quelli che hanno un cane, forse a maggior ragione i cani adottati anche dai canili, eccetera, Certo. dovrebbero fare un percorso per, diciamo così, per provare a mettere in atto dei comportamenti più adeguati, Ok, più perfetto. rispettosi, Sì, insomma. ok. Quindi per creare una relazione Il congrua più col proprio possibile cane, sana, sì, il più certo. possibile sana. Va benissimo. Va bene, Manuela, io ti ringrazio, sei stata veramente gentilissima e molto, molto chiara. Volevo anche ringraziarti in particolare perché il tuo approccio, soprattutto con me, perché io è chiaro che se ho fatto questo percorso ero in difficoltà, Certo. però il tuo approccio con me è stato davvero molto, molto garbato e molto rispettoso, e non è da tutti. Grazie, veramente grazie di cuore. Ok, anche a te, a presto, A ciao.